e inizia in questo istante Jar Camaro. Falcone aggancia bene, riesce a servire Buda. Buda subito per Cappello, è già in aria il Camaro. Cappello, il tiro ribattuto destro di Pettinato, che prova a sventagliare, servendo direttamente Mondello, che mette in mezzo di prima, diventa quasi un tiro, ma palla sul fondo. Può ripartire il Giarre, insegue Pettinato, Carbonaro si libera bene, poi tra le linee verso Caputo, la posizione regolare, Caputo inseguito da Sciotto, e in aria Caputo, il tiro, Mannino in due tempi, punizione, se ne sta andando anche l'ottavo, parte Carbonaro, la palla che andava dall'altra parte, poi spintonato Cappello in aria, comunque Mannino è da Rigo, apre per Messina, attenzione al pressing di Paludetti che gli ruba la sfera, c'è l'uscita provvidenziale con i piedi di Colonna. Leotta sulla destra, uno contro uno con Pettinato, velocissimo Leotta, lo punta, prova ad andarsene, ci riesce, la palla sul destro, lo mette in mezzo, lo fa, Mannino lascia scorrere, Falcone mette in corner, che brivido, Petrullo che riesce ad agganciare, fa salire Messina, la palla sul mancino, mette in mezzo lungo la sponda di testa, il tiro al volo di Caputa, alto Petrullo che aggancia bene, c'è Falcone su di lui, lo punta Petrullo, rientra sul destro, prova a mettere in mezzo, Carbonaro non riesce ad agganciare, c'è l'azione ancora del Giarre con Messina che carica il destro da lontano e Mannino mette in corner al 29esimo, che brividi, si può vedere Messina in palla corta. Il 29esimo che se ne sta per andare, palla messa in mezzancione, mette fuori, l'azione non è finita perché c'è Leotta che prova ad andarsene, ci riesce, alla palla sul destro, mette in mezzo basso Assenzio, mette in corner e quasi batte Mannino, palla comunque fuori, c'è Ancione di testa, cerca, trova Buda che ha la palla sul mancino, mette in mezzo Buda, Assenzio il tiro al volo, palla fuori. Di destra, campanile messa in mezzo, Mannino con i pugni, uscita precisa e provvidenziale, palla ancora in possesso del Giarre, ma finisce qui il primo tempo, Giarre 0, Camaro 0, ed eccolo il fischio del signor Marcelli, sparata subito via, messa in mezzo il colpo di tacco tentato da Petrullo, alto, c'è ancora Leotta, uno contro uno con Cappello, cross ribattuto, c'è Falcone, Leotta prima di tutti, palla verso Messina che ha tentato addirittura il tiro, palla altissima, palla verso Leotta che riesce a difenderla in mezzo a due, poi arriva anche Ancione, smista verso Petrullo, uno contro uno con Mondello, mette in aria, quasi un tiro, palla fuori, va direttamente a mettere in mezzo con i pugni Colonna, in area Ancione, riesce a liberarsi un avversario, che parata di Colonna sul tiro di Ancione, ed è forse la prima vera occasione, contropiede del Giarre con Leotta che può aprire dalle parti di Petrullo, c'è Falcone, c'è Leotta velocissimo, lo insegue anche da Amico, c'è Sciocco sul numero 11 che calcia al lato, Cappello che ha spazio sulla destra, c'è proprio Rossano vicino, Cappello lo ignora, punta l'uomo, va dalle parti di Ancione ancora, nuovamente verso Cappello che però è in posizione di offside, con il ginocchio era andato a scavalcare Colonna e poi Assenzio di testa aveva messo in rete, ma posizione irregolare del capitano del Camaro, subito per il capitano Cappello che salta un uomo, va dalle parti di Paludetti che riesce a servire nuovamente Cappello, una sventagliata verso Buda che è in aria, la palla sul mancino, rientra sul destro Buda, il tiro di Buda deviato da un difensore, attenzione la palla messa direttamente dalle parti di Mannino, esce di un soffio Giarre che prova a manovrare con Carbonaro verso Marrone, la palla sul destro, prova ad aprire dall'altra parte verso Compagno, non c'è posizione irregolare e il tiro sotto misura viene, finisce sul fondo, c'è Messina attaccato da Rossano, Messina prova a liberare il mancino, ci riesce Sciotto, poi Leotta, il tiro completamente sbagliato del numero 11, calcio d'angolo battuto corto con Ancione che la palla sul destro rientra sul mancino, può andare a mettere in mezzo, c'è vicino Mondello, vi salta un altro uomo, mette in mezzo Assenzio di testa, mette sul fondo e trova Falcone che aggancia bene, Rossano scambia i due under, poi la palla verso Assenzio che aggancia bene in aria, Assenzio il tiro, Colonna miracoloso ancora una volta, attenzione al contropiede del Camaro, campo va dall'altra parte direttamente verso Assenzio, contropiede
dei neroverdi con Assensio che prova a mettere in mezzo, lungo per tutti, c'è campo dall'altra parte, intrastato da Spampinato, campo riesce per un attimo a controllare, non c'è più tempo, finisce così 0-0 tra Giarre e Camaro.